Il motivo di questa manifestazione, i motivi sono tanti, non è uno solo, cioè praticamente noi facciamo parte di una categoria che è la convenzionata esterna, che è maltrattata, vessata, distrutta e in via di estinzione, quella che fornisce l'85% di tutte le prestazioni sanitarie che siamo noi, con un importo pari uguale a quello del 14% fatto dalla struttura pubblica, una differenza enorme, quindi praticamente con la stessa dotazione finanziaria, dice il collega, cioè tanto data a noi e tanto data a loro, noi 85%, loro 14%, noi siamo in fase di estinzione perché loro fanno le economie su di noi, praticamente che stiamo morendo, non possiamo sostenere neanche le spese, ormai siamo in via di estinzione da questo punto di vista, i laboratori di analisi stanno svendendo e non vendendo, non hanno più un potere, non hanno più un significato, diciamo, materiale, simbolico, economico, questa è la realtà. Allora tutto questo perché succede? Succede in 5 anni che abbiamo avuto assessori, assessorati, uno più deleterio dell'altro, dal Russo alla Borsellino all'attuale Guzzardi, come si chiama, va bene? Praticamente che ho avuto, per il quale ho avuto una buona impressione, però si è mostrato, almeno fino ad oggi, spero e mi auguro il contrario, si è mostrato latitante, praticamente assente, va bene? Quindi noi non possiamo sostenere queste cose. Vorrei dire 4 parole soltanto perché giustamente è chiaro, il tempo è quello che è, però noi non possiamo vivere in queste condizioni, ci stanno distruggendo. Rispetto ad alcune regioni e non soltanto quelle del nord, noi abbiamo una spesa pro capite della metà. Ebbene, non tengono conto di niente, non tengono conto di quello che stanno facendo, perché a mio parere, senza offesa per nessuno, rispettoso dell'articolo 25 della Costituzione rispetto a tutte le persone, il loro modo di fare è un modo incompetente e Dio ce ne scansi e libera. Praticamente l'incompetenza è la cosa peggiore che c'è, si può combattere tutto escluso l'incompetenza.